Ciao Margheritine, io sono Jumpy Allen e oggi andremo a vedere insieme la vetrina di Orianna, con i suoi oggetti, le sue rune e i suoi incantesimi. Come vedete è una build non completa al 100%, perché? Perché vi faccio vedere che uno degli oggetti più importanti da prendere è la goccia, proprio la goccia della Dea, e se voi la prendete subito avrete pochissimi problemi di mana. Qualche volta può capitare che chiuderete l'eco di Luden prima della goccia, ma nel senso che lo prendete prima di prendere proprio completamente la goccia, ma spesso vi consiglio di prendere la goccia anche se non avete modo di chiudere Luden's Echo prima del Drake. Come scarpe ci sono due opzioni, ossia gli stivali della Cume di Ionia o altrimenti i calzari di Mercurio. Vedete come sta andando la partita, vedete quanti AP ci sono, vedete quanti controlli ci sono e decidete. Quasi sempre faccio quelli della Cume di Ionia per il cooldown, però mi è capitato di fare anche i calzari di Mercurio. L'importante è saper riconoscere quando vi servono. Per l'upgrade delle scarpe il 90% delle volte vado a fare la Zonia perché è fin troppo comoda su un campione come Orianna. Queste sono le basi. Come oggetto importantissimo per il danno avete il cappello. Il cappello è il copricapo di Rabadon, è fortissimo, vi dà tanto danno magico e ultimamente si builda spessissimo come secondo oggetto di danno. Invece c'è chi prima di chiudere il cappello va a chiudere subito lo scettro dell'arcangelo trasformando la goccia, però dipende da come sta andando la partita, poi ne parliamo anche durante l'analisi del gameplay. Il cappello è, penso, ve lo consiglio quasi sempre come secondo oggetto dopo aver fatto il Luden's Echo tenendo la goccia in riserva e per poi chiudere lo scettro dell'arcangelo come terzo oggetto. Però imparate a giocarla più spesso e capire come vi trovate anche voi a livello di mana. Poi comunque la passiva dello scettro dell'arcangelo e lo scudo sono molto buoni. Come quarto oggetto vi posso consigliare la sfera dell'infinito ed è molto buona perché comunque vi aiuta ad avere quel danno incredibile che poi andremo a vedere quando Orianna chiude il quarto oggetto. E come ultimo oggetto ho messo il bastone del vuoto perché vi dà altro potere magico e alta penetrazione magico. Degno di nota c'è il morello. Perché? Perché il morello è quello che dà la ferita grave, quindi se avete bisogno di ridurre le cure degli avversari potete fare questo. Onestamente lo metterei forse al posto del bastone del vuoto. Mi piace molto avere la penetrazione magica che dà il bastone del vuoto, però se proprio serve questa ferita grave andate a farlo al posto del bastone del vuoto. Ricordatevi che a volte non avete bisogno di chiudere tutto il morello se avete bisogno della ferita grave. Potete fare la sfera dell'oblio che vi dà la ferita grave e la lasciate lì, insomma, in pausa fino a che non è proprio il vostro ultimo oggetto da chiudere. Altri oggetti degni di nota non ce ne sono perché non si usano quasi mai, cioè c'è qualcuno che ogni tanto utilizza il ladro d'anime ma non ve lo consiglio onestamente. C'è la maschera che alcuni includono al posto del bastone del vuoto, però è stata nerfata e vi dà un po' più di survivability, comunque vi dà quell'HP in più, però vi consiglio molto di più una build come questa per fare veramente tanto danno. Per le rune abbiamo due scelte, anche se vi direi che ne avete praticamente una sola, ossia il conquistatore o l'electrocute, l'electroshock. Al 90% vi dico usate il conquistatore. C'è qualcuno che usa l'electroshock perché comunque fate la combo con 3 attacchi, 3 abilità, eccetera, e fa molto male. Però è buona quasi solo in lane. E neanche contro tutte le lane. Cioè se è una lane melee dove potete pokare tanto, sarà molto meglio avere il conquistatore. Quindi io vi consiglio abituatevi con il conquistatore. Però se proprio avete questo bisogno viscerale in lane, potete fare l'electroshock. Come seconda runa ci abbiamo un po' di scelta, abbiamo la scelta di Brutale per esempio, che è il classico danno addizionale istantaneo, che vi può aiutare nelle prime fasi di gioco dove Orianna è un po' debole, oppure potete fare la Tempesta Incombente per dire in early game soffro tanto, ma quando arrivo a quel terzo o quarto oggetto sono un mostro. Io vedo un po' in base ai pick nemici e decido se prendere questa qui dicendo ok, posso sopravvivere all'early game senza essere troppo impattante, oppure ho bisogno di essere fortissimo in early game e quindi ho bisogno di aiutare la mia squadra tanto tanto tanto, e allora vado a fare Brutale. Come terza metto spessissimo la Corazza Ossea perché mi aiuta tanto avere quell'anti-burst. Di solito è un champion che riesce comunque a tankare un pochino grazie agli scudi, grazie agli slow, grazie alla velocità di movimento. E quindi preferisco avere questa specie di anti-burst di un campione che mi salta addosso. Come ultima runa potete fare la classica scelta tra la fascia del flusso e la voglia di dolci. Io gioco spesso con la fascia del flusso perché sono una persona che spamma tanto e ha molti problemi di mana. Però se voi siete più bravi a gestirvi il mana e a prendere subito la goccia, anche la voglia di dolci sarà un'ottima scelta. Per gli incantesimi, al 99% delle volte vi consiglio di andare con la barriera e con il flash. Se proprio vi sentite super aggressivi e volete uccidere tantissimo, proprio siete sicuri al 100%, potete prendere l'ustione. Però la barriera è proprio forte con Orianna, perché quando voi avete lo scettro dell'arcangelo, la barriera e la vostra terza abilità, potenzialmente in un teamfight late game avete una quantità di scudo che è infinita. Quindi vi consiglio molto, vi consiglio veramente tanto di usare la barriera. Per quanto riguarda la build, questo è tutto, andiamo a vedere il gameplay.
Qui sono contro Yasuo. Il matchup non è troppo complicato, ma devo stare attento a non esagerare con il push. E in questo game vedrete dove io, che io sbaglio proprio in early game contro Yasuo. E tanto fatemi sapere se lo chiamate Yasuo o Yasuo. Questo è un piccolo dettaglio. Ma il problema qual è? È che se io pusho troppo la lane e sposto i minion troppo avanti, gli do quello spazio per poter iniziare a dashare e venire a cercare di ammazzarmi. Come vedete, già adesso ho spostato un po' la lane troppo in avanti, quindi devo stare attento. Ovviamente prima del che lui diventi troppo pericoloso, cercate sempre di levargli lo scudo e di fargli un po' di danno. Ecco qua, già guardate che ho sbagliato. Qua ho cercato di fare un po' di danno e sono riuscito a sfruttare bene quando se ne è dovuto andare. Quindi ho ripreso l'errore e gli ho fatto un po' di danno. Qui è rimasto bassissimo, quindi è stato questo il momento in cui ho detto ok, forse lo posso ammazzare perché mi sono giocato bene il trade, però è rischioso. Qui vabbè arriva Lesin che decide di gankarlo, quindi Yasuo ha flashato, buonissimo per me, anche perché a questo punto so che non ha il flash disponibile, posso essere un po' più aggressivo. Qua lo sto proprio baitando brutalmente, vedete? Quindi Lesin lo ganka bene e riesco a prendere il primo sangue, per fortuna. Anche perché mi sono proprio esposto, cioè mi sono messo lì vicino alla torre, fermo a farmi menare. Comunque, guardate, i suoi oggetti. Aveva la spadina, perché sta facendo il pezzo della lama del re in rovina. Non aveva il critico, questo vuol dire che il suo danno più o meno sapevo qual era. E non mi rischiavo che mi faceva il crit one shot, insomma. Quindi me la sono giocata in quel modo, ho visto che c'era il jungler. E ora torno semplicemente in lane. Adesso ho un vantaggio dell'itemizzazione e ho il mana. Comunque il mana regen aumentato, quindi posso pokare un po' di più. Arianna purtroppo ha bisogno di scalare un po'. Questa era stata una barrier difensiva perché sapevo che stava per colpirmi. E a volte mi capita di usare la barrier presto per... Qui ho sbagliato tantissimo. È stato orribile questo trade. Mi capita di usare la barrier presto perché dico ok, tanto non mi servirà a breve e quindi me la faccio tornare. Ecco, qui il mio errore è stato che... guardate, la palla pensavo mi avrebbe scudato per tempo. Mentre un minion moriva, facevo il livello 5 e mi facevo scudo, vita aumentata e non avevo problemi da Yasuo. Invece ho fatto questo errore di credere che arrivava in tempo la palla e lui mi ha shottato. Ora non si può tornare indietro, quindi non posso farvi vedere che al millesimo di secondo mi ha praticamente ucciso mentre la palla stava per toccarmi, quindi lo scudo non è arrivato. Però purtroppo ho esagerato. Quindi state sempre attenti in early game con Orianna, perché non è forte quanto lo era tanto tempo fa. Dovete avere bisogno di quel primo oggetto chiuso, un po' la goccia per il mana, idealmente il Rabadon, quindi un po' più avanti, e lì a quel punto diventate un po' più pericolosi. Vabbè, qui io, ecco qui questo errore qual è stato? Guardate. Io ero estremamente avanti, quindi sono 1-1, ero in vantaggio, ora lui ha già più gold di me, 2800 no 2600, quindi ero in vantaggio, zoomiamo un po' di più tra l'altro. Mi sono messo troppo avanti, sto cercando di scappare, ma lui mi sta massacrando, non ha ancora il crit tra l'altro. Provo a ultare per mandarlo sotto torre e salvarmi. E tra l'altro una cosa che potete fare a volte è usare la ulti per fare quel CC di qualche secondo, provando a bloccare la sua azione. Io ho cercato, visto che sapevo il suo tornado era pronto, di fargli scadere il tornado. Purtroppo non ci sono riuscito e quindi ecco, sono morto. Quindi qua l'errore principale è stato overestendere. Avendo overesteso mi sono fatto prendere fuori posizione e adesso sono leggermente, cioè leggermente, sono indietro. Perché io sono 2800 gold e lui è già arrivato a 3600. Quindi la partita inizia a farsi complicata per me. A questo punto cerco di farmare e basta e di... non dovrei pushare. Avrei dovuto solamente lastittare, ma ero un po' tipo mezzo tiltato. Comunque ho detto cavolo, stavo andando bene, me la stavo giocando bene e ho buttato tutto alle ortiche. A questo punto, qui vado a interrompergli il recall per fare il molesto, anche perché so che sta per spawnare il Drake, quindi se non lo faccio recallare è meglio, visto che ha fatto tanti gold. So che se andiamo al Drake, io sono appena tornato dalla base e ho degli oggetti, mentre lui ha appena fatto tante kill, la kill su di me e tanti minion, e quindi se va a comprare gli oggetti mi dà una pista in vantaggio. Infatti vedete che ho lasciato addirittura perdere il minion proprio per andare a gankarlo. Qui arriva Brand, lo vedo, volevo prendere comunque il minion e vado ad doggiare appunto la sua abilità più potente. Brand era jungle, che lo so che uno dice ah vabbè, ma che cos'è? Però era un gameplay comunque a Grandmaster, 200 LP circa. E questo Brand in particolare, ricordo il suo nickname, lo trovo in altre partite, non ha giocato particolarmente male. Cioè anche adesso ovviamente non può stare dietro a Lee Sin, ma comunque ha solamente 500 gold di svantaggio, e consideriamo che Lee Sin ha fatto 2 assist, quindi poteva andare molto peggio. Cioè se la stava giocando abbastanza bene. Ora il Drake è spawnato, anzi siamo abbastanza in ritardo su questo Drake tra l'altro. Qui io volevo pulire la wave prima del Drake, semplicemente, perché
Sono tornato in base per prendere l'Udenseco e non ho preso ancora la goccia, tra l'altro, perché avevo bisogno di un po' di danno. Ero un po' indietro, avevo bisogno di un po' di danno. Quindi decido di andare a aiutare la mia squadra che sta facendo provando a fare il Drake. Ma ecco qua che cosa faccio di errore. La mia squadra è tutta da questo lato. Camille non è ancora arrivato e io sono qui. Quindi invece ho fatto, per quello è il problema, che ho visto il drago basso e allora ho detto io vado da questo lato. La mia squadra è arrivata sotto. Facciamo il panino. Bello. No, perché mi prendo la trappola di Jin, mi faccio prendere fuori posizione e Yasuo mi ammazza. Quindi il mio errore qua è stato che ho provato a fare la ulti per allontanare Jin e Yasuo, ma l'ho tirata tardi. Quindi l'errore qui è stato proprio questo. Intanto il mio jungler entra e non riesce purtroppo a rubare il drago. Quindi qui siamo messi anche particolarmente male. Intanto vedete che continua il teamfight qui in bot. E Brand anche fa tanto danno. Tra l'altro, anche se la jungle, come dicevamo prima, sta giocando comunque bene. Cioè, guardate, adesso Brand ha preso il Drake a 4000 gold e 2 kill. Quindi quello che stavo dicendo prima, per cui non era troppo un problema che c'era Brand jungle. E io ho fatto ho avuto un brutto posizionamento e Camille è arrivata tardi rispetto ad Akali. Quindi questi sono stati i nostri due errori principali a quel Drake. Quindi io sono indietrissimo adesso, perché sono 1-3, sono passato da essere 1-0 col First Blood a essere 1-3 e avere quasi 1000 gold in meno di Yasuo. A questo punto ho bisogno di farmare. Vedete che ho chiuso le scarpe e ho l'Udenseco, però ho bisogno della goccia, perché il mio mana, guardate già quanto finisce facilmente. Purtroppo Orianna è uno di quei champion in cui la goccia è veramente tanto utile. Dico purtroppo perché? Perché vi rallenta la build. Vi costringe a prendere un oggetto che non vi dà danno per un bel po' di tempo. Qui c'è Lisin che lo calcia, quindi lo seguo, provo ad aiutarlo e guardate quanto tanca Yasuo. Ora, lo dovremmo riuscire ad uccidere, però, cioè, lo abbiamo menato per tipo 10 secondi. No, 10 no, però veramente tanto. Quindi Yasuo è messo molto bene. Io per fortuna sono riuscito a prenderla io la kill. Quindi un po' di vantaggio. Loro vanno all'Herald. Guardate. Io decido di recallare perché ho zero mana e ho bisogno di prendere la goccia. Quindi vado a prendere la goccia e il prossimo oggetto in teoria è il Rabadon. Ci sono delle volte in cui magari andate a chiudere l'abbraccio serafico, la Seraph Embrace insomma, come secondo oggetto prima del Rabadon. Però secondo me dovete farlo solo se siete abbastanza avanti, perché altrimenti rischiate di avere problemi di danno. Quindi la goccia, anzi, a volte si prende, come vi ho detto, insomma, nella build all'inizio, si prende prima dell'Udenseco. Perché tanto il danno di Orianna in early game non è così tanto alto da dire faccio l'Udenseco come ho fatto io in questo caso, quanto conviene prendere la goccia per avere più danno sostenuto nel tempo, quindi continuare a poter pokare, a tirare abilità. Qui ero provato ad andare in bot perché ho visto che Yasuo stava gankando. Quindi mi sono preoccupato, ho detto ok, calla, adesso ganka bot, è finita, se prende un altro paio di kill. Quindi mi sono mosso verso lì e ho aspettato. Tanto qui vado a pulire semplicemente la wave. Ho visto che c'è Lee Sin, quindi volevamo provare a fare un gank, però c'era la ward, quindi Yasuo l'ha visto Lee Sin. E guardate quanto danno sta prendendo. Per fortuna arriva anche Camille, e quindi decidiamo di ingaggiarlo con l'extra ultimatum di Camille. Uso anch'io la mia suprema, 3 contro 1, abbastanza semplice. Prende qua e mi preoccupa. Infatti guardate che sono flashato dalla parte opposta di Lee Sin. Perché? Perché se stavamo vicini, Brand ci tirava la Suprema e ci massacrava tutte e due. Invece così la tira solamente a me, non rimbalza e continuiamo il fight. Intanto Camille insieme all'Herald ha preso la torre mid. Quindi adesso abbiamo un vantaggio di io e Camille che siamo messi abbastanza bene e Brand che è basso. No, scusate, la Suprema tra l'altro non l'ha ancora tirata Brand, errore mio qui. E quindi andiamo a cercare di uccidere Brand. Brand adesso ha tirato la Suprema che sta rimbalzando sul povero Nick. Però riesce a salvarsi. Qui continua a fare un po' di poke su Alistar, ma la goccia l'ho presa da poco, quindi il mio mana non è particolarmente alto. Riusciamo a uccidere Alistar, però dobbiamo andare indietro, perché Camille è bassa di vita e io sono basso di mana. Quindi andiamo... Vabbè, qui c'è Jin che mi molesta. E quindi vado a ricallare semplicemente fuori dalla sua Suprema. Andiamo a vedere anche gli oggetti. Come oggetti adesso vedete ho la goccia sempre come prima, ma sto andando appunto per il Rabadon. Adesso vado a pulire la mid, anche perché... La mid è importantissima come torre, ricordatevelo, non bisogna perdere la mid, quasi mai. Cioè, ragazzi, gankare va bene, aiutare va bene, ma è importantissimo non perdere la torre mid, se riuscite. Cioè, nel senso, se avete una scelta, spesso conviene salvare quella torre. Ovvio che se la scegliete di salvare e la perdete 20 secondi dopo, non ne è valsa la pena. Però, intendo, se la salvate e la tenete un po' un altro minuto, minuto e mezzo, due... È buonissima come scelta. Tanto inizio finalmente a fare un po' più di danno. Qua Yasuo per qualche motivo decide di ultare. Quindi io vado ad aiutare il mio compagno. Uso la Suprema e Yasuo viene
calcio rotato nell'esistenza, anche perché ha esagerato. Cioè, oddio, ha rischiato di uccidere Lucian, eh? Però Lucian si era posizionato anche aggressivo dopo la Suprema di Yasuo. Quindi qua vado ad aiutare loro. Ho di nuovo finito il mana. Cioè, capite cosa vuol dire non fare la goccia troppo presto e non avere tempo per staccarla? E questo è il problema. Che io adesso praticamente faccio un teamfight ad attacchi base. Qui è un errore stato. Cioè, nel senso, pulisco la wave e dovevo andare via. Ma ero preoccupato per la mia squadra che stava facendo il Drake. Quindi vado da loro a tirare gli attacchi base e una Q. Quindi aiuto con la prima abilità, ora sono di nuovo out of mana e mi metto a tirare attacchi base a Jhin, praticamente. Allora, gli attacchi base di Orianna non sono male. Cioè, comunque la passiva è buona e Jhin è un pedale di champion al momento, quindi posso permettermi di tirare gli attacchi base. Il problema è che no, comunque non è tanto il danno, insomma. Comunque riusciamo a uccidere Jhin, riesco a sopravvivere grazie alla barriera e me ne vado in base. Dopo questo teamfight dovrei forse aver chiuso il Rabadon, infatti... Guardate, Rabadon chiuso, finalmente ho dei danni importanti. Prossimo oggetto da chiudere potenzialmente è la Seraph. E anche lì, insomma, dipende dal vostro playstyle, dalla vostra abitudine. Se, intanto vediamo qua che vado a pokare un po' Yasuo, che non ha più il tornado, vedete? Io qua ho provato a usare l'R, ma ho sbagliato, cioè la Suprema. Perché ho detto, beh, adesso mi dà Shain e la uso, ma ci ho pensato troppo tardi. Altrimenti sarebbe stato un buon fight, perché lui aveva il tornado appena utilizzato e non poteva farmi la Suprema. Per quanto riguarda gli oggetti, dicevo, la Seraph Embrace a volte si chiude come terzo oggetto, perché? Perché così completate l'oggetto e vi dà anche lo scudo, che non è male. A volte si tiene la goccia più a lungo, quello dipende dal momento in cui vi trovate nella partita. Rotiamo verso top perché è l'unica torretta rimasta, quindi vedete la torre mid e la torre bot, le prime, ovviamente, sono state già prese, e quindi dovremmo prendere quella in top. Io ruoto parzialmente, come vi ho detto prima, non voglio perdere la torre mid, quindi quando posso vado mid e pusho la corsia, poi torno di nuovo top. Qui ogni tanto speedo, ragazzi, per comodità. Torno top. Fight abbastanza semplice per noi, cioè nel senso che è morto Lucian, ma io sono messo benissimo oramai. Quindi vado a fare l'uccisione su Akali e cerco di aiutare su Yasuo. Uso la Suprema subito, bravo Yasuo che riesce a schivarla. E intanto però continuo a fare danno ad Alistar perché Yasuo era fuori range. Comunque il mio focus principale era Yasuo. Però... visto che ci ho provato e Yasuo mi ha lasciato via, intanto ho fatto danno ad Alistar che ancora non ha attivato la Suprema. Con il True Damage Camille lo riesce a uccidere piuttosto facilmente. Prendiamo la torre, abbiamo vinto il teamfight ed è morto solamente Lucian, quindi siamo messi molto bene. Vado di nuovo a pulire mid adesso, perché ricordatevi sempre che è importantissimo farmare con Orianna. Guardate che io ero, comunque nonostante gli errori dell'early game, sono tornato, anche se sono solo 4-3, ad avere 10.300 gold ed essere il player con più gold della partita. Perché? Perché farmo i minion. Guardate adesso... questo vabbè, il jungler lo conosco e quindi so che non si arrabbiava se gli rubavo un paio di minion, quelli piccoli. Però mi metto a farmare sempre, vado mid, farmo, mi muovo, vado mid, farmo, mi muovo. Se sono in un'altra lane e non c'è nessuna difenderla, vado lì e mi farmo anche quella. Quindi questo è importantissimo. Ora vado a regalare per chiudere proprio l'abbraccio serafico. Scettro dell'arcangelo, devo ricordarmi che si chiama così adesso questo oggetto, mi confondo dal vecchio LOL, credo. Comunque torno mid e voglio andare a aiutare i miei compagni perché li vedevo un po' lì, insomma, pronti a combattere. Qui abbiamo Camille che è comunque molto aggressiva e Nick che fa un calcio bellissimo su Yasuo, che è costretto a flashare. Quindi continua l'extract ultimatum di Camille su Brand, che è andato in stasi. Io guardate dove ho messo la palla, l'ho messa già avanti perché sapevo che Brand sarebbe andato in quella direzione. Quindi Brand così è stato scoppiato abbastanza facilmente. Vado ad evitare la Suprema di Jhin, ma devo stare attento ad Akali. Ed infatti rimango sempre al bordo, sia della Suprema di Jhin che della bolla di Akali. Intanto però faccio danno con la palla verso l'alto, infatti prendo la kill su Alistar. Aspetto di vedere qual è la situazione, sto sempre dietro al mio tank, che sta cercando di fare sia del poke che tankare, vedete. E faccio danno da dietro, guardate quanto danno ho fatto adesso. Purtroppo non ho modo di raggiungerli adesso a loro. Qui aspettiamo un attimo la wave, semplicemente, intanto Lee Sin sta ingaggiando il Baron, ci chiama il Baron e noi ci muoviamo verso il Baron. È una buona call, perché il loro jungler è morto e siamo messi abbastanza bene. Io qui vado a zonare loro con la palla, perché so che non hanno lo smite e che se li ammazzo prima che arrivano, faccio meglio che ammazzare loro piuttosto che fare danno al Baron, onestamente. Quindi qui c'è Jhin che era troppo focussato sul tentare di rubare il Baron e quindi lo uccido. E so che da queste parti c'è Akali, la volevo andare a cercare, ma credo si dovrebbe riuscire ad allontanare senza problemi lei. Adesso credo che vado semplicemente a regalare o forse prendere il blu. No, il blu non c'è. Quindi regalo e vado, inizio a cercare per il quarto oggetto. Al momento, se vedete, non ho
ancora upgradato le scarpe, perché non ho sentito questa necessità. Sì, lo so che ho fatto degli errori in early game e che sono morto 3 volte, ma non c'è quel tipo Fizz che ti tira la Suprema e tu devi, o Zed che devi per forza usare la Zonia. Quindi sto andando più per il danno. Qui vabbè, Yasuo ovviamente può bloccare la mia palla con il muro. E adesso c'è il Drake. Visto che c'è il Drake, io adesso tra l'altro sono 6-3-8. Quindi adesso sono messo molto bene. C'è il Drake e vogliamo andare a combattere. Io uso la mia palla anche per scoutare i cespugli quando hanno visione. Guardate, adesso sia per scoutare che fare danno. Siamo a Lucian, lo bruciamo. Qui sono un po' un tossico perché sapevo che c'erano. Quindi evito la cosa di Brand. Vado ad ultarlo e continuo a cercare di fargli abbastanza danno. Purtroppo Lee Sin non hitta la Q di pochissimo e io non sono riuscito ad arrivare a fargli danno. Però vedete ormai il danno che faccio. Cioè, guardate Jin, è scoppiato. Perché sono arrivato quasi al quarto oggetto ed è questa la bellezza di Orianna. Poi va bene, qui aiuto il mio jungler. Lui è qui in zona e non ricordo se riesco a prendere effettivamente questa kill. No, la prende mi sa Lee Sin perché ho sbagliato il tempismo sulla prima abilità. Continuo ad aiutarlo, tanto lui ha l'angelo custode e andiamo a prendere altre uccisioni. Dovrebbe fare addirittura la tripla, forse lui? Ah no, la faccio io così, ecco, guardate l'Udenseco quanto è importante. Sfrutto l'ultimo minion che è vicino a Brand per far rimbalzare l'Udenseco. Quindi prendo l'uccisione con il l'Udenseco e intanto lui si ha fatto il Drake. Quindi siamo messi bene, sono 7-3-11 adesso. Akali qui mi preoccupava un po', ma riesco a doggiarla. Per fortuna, perché sarebbe stata tosta sopravvivere ad Akali in quel momento. E c'è Lucian intanto giù che continua a pushare. Questo vuol dire Lucian che pusha. Intanto qui aspetto il blu. Finalmente riesco ad avere un blu, perché con Orianna è bellissimo avere il blu. Potete spammare tantissimo. Vado a prendere il prossimo oggetto. Guardate, credo sia l'orbo dell'infinito. Esatto. Non ho soldi per potenziare le scarpe, quindi non prendo il potenziamento delle scarpe. Le uso tra l'altro le uso spesso per uscire dalla base, per avvicinarmi subito, perché tanto hanno quel minutino di cooldown che se le usate subito poi vi tornano quando vi servono, più o meno di solito. Qui volevo andare a fightare. E tra l'altro forse in questo game faccio una combo molto carina con Orianna che spero di potervi far vedere. E vabbè, ormai sono messo tanto bene, quindi devo solamente cercare di fare del poke dalla distanza e stare attento al mio posizionamento. Ho comunque Senna che è un valido alleato per aiutarmi con lo stealth, con le cure, col movimento. Qui guardate Dojo Brand e qui vogliamo prendere la torretta. Abbiamo il Baron, scusate, non abbiamo più il Baron, però il mio poke e il mio wave clear sono altissimi. Quindi cerco di fare più danno possibile mentre pulisco anche i minion, guardate. Adesso, cioè guardate, Brand ha perso metà vita, già così. Devo rimettere la giusta velocità. Tanto vedete che Lee Sin e Camille pushano top, come è giusto che sia. Appena vediamo che questa torre si può prendere, andiamo qua. Ecco, qua vi faccio vedere la combo, dovrebbe essere qui, sì. Guardate cosa faccio. Allora, vado a premere la Suprema per prima cosa e in secondo luogo premo il Flash. Questa è una combo che potete fare solo se siete estremamente fiddati, perché vi andate a mettere in una situazione di pericolo e l'ideale sarebbe farla quando avete la Zonia con voi. Però perché si fa? Perché se voi premete la R, sapete che la R di Orianna ha quel momento in cui fa l'animazione. Se voi fate questa combo è come se annullaste l'animazione, guardate, eh. Io premo la R, vedete, sto premendo la R, sta facendo l'animazione su di me, e poi flasho. Così per loro è istantaneo questo momento. Per loro io gli arrivo esattamente in testa, non possono fare niente, attivo la W, muovo la palla e prendo le uccisioni facilmente. Quindi prendo altre 2 uccisioni, continuo su di loro, Zonia, Akali e tutto, addirittura ne prendo una terza, faccio una tripla, finisco 10-3-12 nonostante io abbia iniziato particolarmente male, 15.000 gold, primo del team. E andiamo a vincere il game. Quindi Orianna a un certo punto diventa incredibile. Incredibile. Quindi game vinto, abbastanza carriato. La mia squadra ha giocato bene, assolutamente. Però sono state entrambe le squadre a giocare bene. Ve la consiglio, è uno dei miei champion preferiti. Anzi, addirittura il champion che gioco di più di tutti. Ho aspettato tanto per fare questa guida perché volevo essere sicuro di dare una bella guida prima di portarla. Ma senza perderci in ulteriori chiacchiere, io vi ringrazio per aver guardato il video fino alla fine. Come al solito lasciate un like ed iscrivetevi al canale se il video vi è piaciuto, chiaramente. E vi ricordo che vado in live tutti i giorni dalle 17 alle 21, tranne il mercoledì e il sabato, e che comunque tutti i link saranno giù in descrizione. Vi auguro delle buone ranked e ci vediamo al prossimo video.